Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse nel mio trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. In questa diretta, scusate, amo parlare di argomenti che possono essere più o meno interessanti da parte della collettività, da parte della nostra comunità, spesso suggeriti appunto dai nostri concittadini. Ieri giornata, devo dire, molto positiva e molto produttiva. Da cosa iniziare? Inizierei dal post che ho fatto ieri mattina, un piccolo resoconto su quello che è Piazza Euripide, questo... come definirlo? Questa nuova piazza al posto della storica piazza Euripide che c'era in precedenza, costato oltre 1.700.000 euro. Stamattina un amico ha scritto: no, ma non penso sia costato 1.700.000 euro. Forse, caro amico, hai ragione, perché 1.700.000 euro, vado a memoria, era quanto era scritto sul cartello. Poi sappiamo che il comune ha speso probabilmente ulteriori soldi per fare ulteriori manutenzioni durante la realizzazione. Questo cantiere non è ancora chiaro se è finito, se ancora è aperto. Io suppongo sia finito, suppongo questo 1.700.000 euro, ma non è importante il numero, può essere 1 milione, può essere 500, 2 milioni, 20 milioni, quanto volete voi. Il punto è: c'è qualcuno che ha firmato che è tutto in regola? Perché non lo so. Io ieri mattina, mentre mi trovo a passare, d'altronde io abito là dietro, e c'è qualcosa che non va. L'acqua non defluisce, ma non solo l'acqua mentre piove, anche dopo. Le foto parlano chiare, le foto sono un atto di dimostrazione che qualcosa non è andato per il verso giusto. In più punti l'acqua stagna. Vabbè, mi sorvolo a pie pari sulla piscina, sulla fontana realizzata che non funziona. Funziona un giorno sì, due no, tre no. L'altro ieri, quando era spenta, pensavo fosse dovuto al problema che il gestore Siam aveva in zona, per cui ho detto: ma con la diligenza del buon padre di famiglia, onde evitare che la pompa si guasti, l'avranno staccata. Per cui, dopo, è scontato che nel momento in cui l'acqua viene rimessa in circolazione al servizio idrico, l'indomani quantomeno ci sia un fontaniere che attivi la fontana. Del resto stiamo parlando di un appalto milionario che Siam ha vinto, e ci sarà qualche dipendente Siam che si va a occupare di accendere questa fontana, oppure no? Ma ci sarà un'amministrazione comunale che dovrebbe fungere da controllo, oppure no? Vabbè, tutte queste domande oppure no risponderà la prossima amministrazione comunale. L'amministrazione comunale che io già da tempi non sospetti, noi incontreremo tutti quelli che saranno i candidati sindaci e sindache per proporre loro i nostri punti. A me piace chiacchierare con tutti i vari candidati, quello che possiamo fare noi con il nostro volontariato civico, penso che in questi anni l'abbiamo dimostrato in lungo e largo. Argomenti che vanno dalla raccolta differenziata, passando per Tappami, fino ad arrivare alla soluzione per problemi atavici di questa città, uno su tutti è sicuramente le deiezioni canine. Anche per quanto riguarda il verde pubblico in questa città c'è tutto da rifare, ma anche per quanto riguarda le giostrine, eccetera, eccetera, eccetera. Il Comitato Artisti Siracusani è un'associazione che esiste in questa città da molti anni, da molti anni segue tanti progetti. Noi siamo legalmente costituiti come in associazione dal 2018, siamo in fase di iscrizione al RUMS e da molti anni, dicevo, portiamo avanti tanti progetti. Uno su tutti che mi piace ricordare è il progetto Riciclo con Chilosati per famiglie bisognose. Domani pomeriggio alle ore 17 presso il centro antiviolenza Ipazia, in viale della Gatti 156, ti invito a venire. Faremo una consegna simbolica di videoproiettori ad associazioni,
cui anche uno va al centro di violenza e pazzia, che a nostra volta ci sono stati donati dalla scuola Giarragà. Voi sapete che molte scuole hanno dei sistemi, delle aule informatiche, no? Dei sistemi di proiettori, LIM, eccetera, 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 che col tempo, grazie a contributi che arrivano dallo Stato italiano piuttosto dalla comunità europea, vengono sostituiti con apparecchiature sempre nuove, ed è giusto che sia così. Cosa farne del vecchio? Ora, noi da molti anni, ripeto, portiamo avanti questo progetto. Con fatica siamo riusciti a collaborare e grazie all'aiuto, al lavoro che poi sta dietro, io intanto voglio ringraziare l'amica Angela, che è l'ideatrice di tutto questo progetto qui per quanto riguarda la collaborazione con la scuola Giarragà, e domani non avrò occasione per salutarla pubblicamente, per ringraziarla pubblicamente del lavoro fatto dietro le quinte, perché come dico sempre io, il frontman di tutta questa situazione qui appaio io, ma ovviamente è impossibile che io riesca a gestire, portare avanti tutto da solo. Ieri alle Terme Bizantine, grazie alla presenza di una nostra volontaria, Luana, che saluto e ringrazio, ma anche del dottor Sala della Sovrintendenza dei Beni Culturali, che col kit del giovane sovrintendente dei Beni Culturali si è messo lì e ci ha dato una mano a fissare la targa. Di fatto ha fatto tutto lui, quindi è una cosa bellissima. Si fa così, ci si sbraccia e si dà tutti una mano. Ovviamente poi ci sono dei costi che con il nostro volontariato cerchiamo di coprire, le polizze assicurative. È ovvio che quando si entra in un sito come Terme Bizantine, e comunque ci sono qua in città, il nostro volontariato civico deve essere coperto da una polizza assicurativa, servono le autorizzazioni che in questo caso sono state rilasciate dalla sovrintendenza. Vedete, ogni cosa sembra facile, però prevede tutta una serie attuativa, programmatica di azioni che vanno mirate tanto sicuramente alle autorizzazioni, ma anche a delle procedure tipo quella appunto della polizza assicurativa, che deve essere sempre espletata da qualcuno. Quindi io cerco di fare quello che posso. Poi c'è ovviamente il mio lavoro che mi impegna tantissimo, e quindi questi interventi come ieri li facciamo a posa pranzo, ma funziona così nel volontariato civico. Il volontariato dovrebbe essere un qualche cosa messo a disposizione degli altri, del tempo libero, delle apparecchiature, delle strumentazioni, atto a migliorare la nostra città. Certo, fare volontariato con i soldi pubblici sono tutti bravi, noi da 8 anni facciamo volontariato puro. Cosa offriamo alla prossima amministrazione? Ma come dicevo prima, abbiamo tantissimi punti programmatici che andranno ad integrarsi nei loro programmi, a meno che qualcuno non abbia idee che vanno assolutamente contro tendenza rispetto alle nostre. Noi siamo disponibili ad appoggiare quei candidati sindaco e sindaca che avranno a cuore la nostra città, quindi le nostre idee, le nostre iniziative, che vorrei sempre ricordare vengono da basso, sono idee che noi sviluppiamo, proponiamo, elaboriamo, sviluppiamo e proponiamo per le prossime amministrazioni, ma che ci vengono dai cittadini. Il mercato del riuso, il centro del riuso a Piazza Santa Lucia piuttosto che al mercato su a Bosco Mindì, adesso non ricordo come si chiama, viene dalla nostra concittadina che ha rilevato una necessità nel momento in cui rimangono delle derrate alimentari la domenica. Perché buttarle? Mettete là un punto riuso dove chiunque ha bisogno li va a prendere. Ma ripeto, poi là bisognerebbe porsi la domanda perché il gestore non ci sta più rispondendo, pur avendo abbracciato l'idea. E là evidentemente la politica attuale. Ma comunque sarà cura della prossima amministrazione individuare un'area dove fare il centro riuso, e là il gestore dovrà attuarlo. Tutto questo è scritto nel capitolato speciale d'appalto che il gestore si è aggiudicato e che deve portare avanti, perché questo, in cui siamo adesso 2023, è il terzo anno, forse anche il quarto, in cui si è aggiudicato, ha firmato il contratto, per cui è previsto tutto già. Sarà nostra cura attuare, in realtà questo lo dovrebbe fare il DEC, il direttore esecutivo del cantiere, ma non entro nei temi burocratici, ma sarà nostra cura monitorare che questo signore, che se non è dipendente pubblico, quindi viene pagato già con lo stipendio, prende fior di migliaia di euro. Io alla prima edizione del DEC parlavamo di cifre da tipo botte da 5-6 mila euro a mese, non mica noccioline, bruscolini. Di tutta sta roba qui
Piazza Euripide, il nostro volontariato civico e tutta una serie di altre iniziative, eccetera, eccetera, eccetera. Se fate caso, ponetevi la domanda: perché quasi nessun giornalista ne parla? Beh, io sono antipatico. Ovviamente aprire determinati vasi di Pandora realizza un contrasto tra noi e i media. Ma è ovvio che sia così, io sono quello che ha tirato fuori dai cassetti tutta una serie di notizie che hanno fatto saltare tutti i tavoli. Probabilmente potrebbe anche essere che la revoca a tappa mi sia nata anche da quello. Ieri sera in riunione me lo facevano notare questo. Sì, vero, c'è un'antipatia da parte dell'attuale sindaco nei miei confronti personali, e ci può anche stare. Un'antipatia strana, anche perché lui da sempre, io l'ho sempre detto, perché io non ho nessun problema a ribadirlo, ecco, era convinto, perché penso se sia ancora convinto che mi debba candidare a qualche cosa, è davvero un illuso. Io nella vita lavoro, ho il mio lavoro, non ho tempo da perdere con candidature, sono disponibile io e il mio gruppo a dare una mano in altri termini che possono essere come risolvere il problema, avendo noi il know-how su come risolvere e affrontare le problematiche. Noi non facciamo politica in senso letterario, in senso io devo fare politico, io faccio politica attiva, io mi sbraccio, vado a risolvere il problema, fine dei giochi. Ricordo ci fu un ex assessore che disse metterò un attuale assessore, perché non si è dimesso, l'hanno spostato, no? Il gioco della scacchiera, lo metto da qua, lo metto là, mi dimetto se non metto in sicurezza le buche. Signori, questa città è allo sbando. Ieri ho letto un comunicato dove stanno mettendo in sicurezza le buche in traversa Case Bianche. Signori, c'è una città devastata. Io non so dove voi abitate, dove voi prendete i vostri stipendi da assessore. C'è l'attuale assessore che abita a Belvedere, che magari si sta curando il suo orticello ai fini elettorali. Ma caro assessore, ma venga a Piazza Sacro Cuore, via Letica, via Lezzecchino, è tutto scassato, non basta che mi dite abbiamo fatto un mutuo da 500.000 euro per farmi 50 metri di via Lezzecchino. Non funziona così, servono soluzioni alle buche in questa città. Ci sono, io ci passo tutti i giorni, da piazza dove c'era la chiesa del Sacro Cuore c'è una buca al centro. In questa città, come dice qualcuno, non piove mai, ma se dovesse piovere quella sarà una buca dove le macchine entrano e non escono più. Fortunatamente ormai la conoscono tutti, è diventata la buca di famiglia di tutta l'intera zona. Non ci hanno buttato neanche i sacchi di bitume, avete buttato una valanga di soldi pubblici, scusate il francesismo, vi siete mangiati, perché in politica si dice così, vi siete mangiati. L'ultimo sono i 500.000 euro di questo mutuo che avete fatto ventennale con che pagano i siracusani, ma io negli anni, da quando c'è questa amministrazione, ho letto comunicati di mutui o di soldi che avete sperperato davvero allucinanti, e non avete risolto neanche il basilare problema delle buche. Poi non parliamo del riasfaltare le strade, è ovvio che servono soldi per riasfaltare le strade, ma non mi pare che avete fatto un grandissimo lavoro, anzi non ne parla nessuno, ovviamente ne parlano i comuni cittadini che poi si trovano a mettere la ruota e si scassano le macchine. Vabbè, invito per domani pomeriggio ore 17, viale Terracati 156. Mi fa molto piacere se venite, chiacchiereremo, parleremo di tutto quello che è il nostro volontariato civico. Prossimo appuntamento per l'ETM Bizantina, adesso dobbiamo realizzare la nuova targa, quella che andrà, ieri ho pubblicato la foto. L'altra targa che è stata vandalizzata la dobbiamo sistemare, adesso siamo riusciti a trovare un laboratorio che dovrebbe fare questa operazione qui. A Siracusa abbiamo faticato, ho contattato diverse aziende ma non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco, mentre una tag, forse se la facciamo online con, vabbè, non faccio nomi, già l'avrei ricevuta nel giro di una settimana. Qua non so perché, sono mesi che portiamo avanti questa roba qui. Tra l'altro parliamo di cose che costano una trentina di euro, voglio dire, non è che stiamo parlando di cifre astronomiche. Vabbè, ci sarebbe un altro paio di cose da dire, però fin quando non le formalizziamo me le tengo per me. Basta, buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo, ciao.